E torniamo dopo la pausa estiva, torna TGR Leonardo, 25esimo ciclo e torna con due grandi novità. Grazie a voi che ci avete seguito in tanti e per tanti anni abbiamo un orario più ampio, passiamo da 10 a 15 minuti e da oggi siamo anche il TG dell'ambiente, ambiente che ha sempre più bisogno di scienza e di tecnologia. E il nostro primo giorno, anche quest'anno, è quello del Nobel per la medicina in mattinata. L'annuncio da Stoccolma ha vinto uno scienziato giapponese, Yoshinori Ohsumi, 71 anni, del Tokyo Institute of Technology, e ha scoperto un meccanismo fondamentale della vita delle cellule, come degradano e come riciclano le sostanze che non servono più. Laura De Donato. The 2016 Nobel Prize in Physiology or Medicine to Yoshinori Ohsumi. Gli scienziati lo avevano capito già all'inizio degli anni 60. Le cellule non buttano via nulla, ma degradano i materiali che non servono e ne riciclano i componenti per rigenerarsi. Dall'intuizione alla prova sperimentale di questo fondamentale principio della biologia molecolare, però, sono trascorsi quasi 30 anni, quando nei primi 90 Yoshinori Ohsumi utilizzò i lieviti del pane per identificare con esperimenti del tutto nuovi i geni essenziali per il meccanismo dell'autofagia, cioè la capacità della cellula di distruggere parti di se stessa, includendole in membrane che formano piccole vesciche, come dei sacchetti, trasportati poi in una zona cellulare chiamata lisosoma, dove le componenti vengono degradate in elementi ancora più semplici che serviranno per nutrire la stessa cellula e permetterne la rigenerazione. Ohsumi, utilizzando i lieviti, era riuscito a chiarire il meccanismo dell'autofagia, mostrando poi come questo avvenga anche in modo più complesso nelle cellule del corpo umano. Da allora Ohsumi andò avanti, scoprendo quanto l'autofagia nelle cellule sia fondamentale in processi come l'adattamento alla fame o la reazione alle infezioni. Le mutazioni nel gene dell'autofagia possono essere all'origine di malattie fra cui il morbo di Parkinson e il diabete di secondo tipo, e questo processo cellulare è coinvolto in condizioni patologiche come il cancro e le malattie neurologiche. A metà degli anni 50 i biologi avevano scoperto una nuova area funzionale della cellula che contiene enzimi capaci di digerire proteine, carboidrati e lipidi. Il belga Christian De Duve vinse il Nobel nel 74 per aver descritto poi questi organuli come lisosomi, una sorta di stazione per sciogliere i materiali che la cellula autodistrugge. Poi fece un passo in più riconoscendo gli autofagosomi, in pratica come in un meccanismo di raccolta e riciclaggio dei rifiuti, la cellula include nei lisosomi i materiali da eliminare, che possono essere anche virus o batteri, cellule cancerose o proteine. Questi poi si fondono negli autofagosomi all'interno dei quali questi materiali vengono degradati in elementi più semplici che nutrono la cellula senza buttare via nulla. Il passaggio chiave è stato però identificare nei lieviti i geni che controllano questo meccanismo, osservandoli in diretta al microscopio.